Ciao a tutti ragazzi, sono Ryzen, questo è Mixtube ed oggi insieme andremo a preparare la focaccia al pomodoro uscita nell'estrazione delle domande dell'avvento, pertanto questo è un video extra. Vorrei aggiungere una piccola nota personale. Usciranno questi video extra ogni giovedì, quindi l'estrazione io la farò mercoledì. Il prossimo mercoledì quindi estrarrò il bigliettino di mattina, perché per fare questa ricetta ho dovuto mettere la sveglia alle 4 del mattino per registrarla in tempo e per farla uscire alle 2 oggi. Yeah! L'organizzazione è importante, ma anche sbagliare ci aiuta a migliorare. Dunque andiamo avanti. Per prima cosa, per ogni ricetta che richiede una lievitazione successiva, io attivo sempre il lievito prima. Metto nell'acqua il cucchiaino di miele e il lievito. Dopodiché, passati 5 minuti, il lievito si è già attivato e vado ad unirlo al resto della farina. Successivamente aggiungo il concentrato di pomodoro, il sale, dopodiché inizio ad impastare. Va bene anche che sia molto morbido, l'importante è che non sia troppo appiccicoso. Formate una palla, trasferitela in una ciotola, coprite e lasciate riposare per circa 30 minuti. Passato il tempo di riposo, trasferite l'impasto in una teglia unta con un po' d'olio, stendetela, ricoprite e fate lievitare nuovamente per circa 3 ore questa volta. Trascorso questo tempo, prima di andare nel forno a 190 gradi per circa 25 minuti, a me piace ungere ulteriormente la focaccia con questa bagna, formata da 3 ml di acqua e 9 ml di olio. Vi basterà metterla sopra e lasciare le impronte con le mani. Dovete fare dei piccoli solchi e farci andare dentro questa bagna. Vedrete che darà alle vostre focacce morbidezza e croccantezza allo stesso tempo, infatti rimarranno molto morbide. Questo è un trucchetto che ho sviluppato per prevenire gli sbagli fatti in passato, infatti le focacce a me uscivano tipo suole di scarpa. Con questo trucchetto qua non ho più avuto quei problemi, quindi provate. Che dire, si presenta benissimo, ha un colore particolare, all'occorrenza è possibile farcirla, ma io al momento non lo farò, anche perché trascorso questo tempo mi merito una bella colazione dei campioni e quindi, mentre è ancora fumante, me la mangio tutta, quasi, forse. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che proviate a realizzare questa ricetta e che me lo facciate sapere o su Instagram taggandomi oppure qui sotto nei commenti. Ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo questa sera con un'altra risposta alle domande dell'avvento. Un saluto da Ryzen.